Amici di Agricoltura e Vita, benvenuti a questa nuova puntata, una puntata decisamente particolare. Se si pensa che abbiamo deciso di dedicare questa nuova puntata di Agricoltura e Vita a un prodotto decisamente apprezzato e identitario per una zona che è la provincia di Cosenza. E per la verità stiamo parlando chiaramente del fico, che è un prodotto DOP, quindi ha ricevuto questo importantissimo riconoscimento, il marchio DOP, denominazione origine protetta, che ne garantisce la qualità oltre che la salubrità. E chiaramente attorno a questo prodotto, attorno al fico del Cosentino, ci sono state nel corso del tempo tanti studi, tante ricerche. Il fico da prodotto in sé è diventato anche ingrediente per creare altri prodotti davvero squisiti della tradizione culinaria calabrese, prodotti che poi troviamo anche sulle nostre tavole. CIA Agricoltori Italiani ha deciso di dedicare a questo prodotto un importante incontro proprio per la valorizzazione di questo prodotto a 360 gradi. E allora noi diamo spazio alle voci dei protagonisti, alle voci degli esperti del settore e andiamo a conoscere quello che è un po' il perché CIA Agricoltori Italiani Calabria Nord, in questo caso, ha deciso di organizzare questo evento e anche andiamo a tracciare quelli che sono gli aspetti principali. Continuano a ritmo serrato quelli che sono gli incontri della CIA, in questo caso Calabria Nord, sui territori per valorizzare, tutelare, sostenere quello che è il mondo dell'agricoltura. Oggi Bisignano per l'incontro sul fico di Cosenza DOP, storia, evoluzione e prospettiva di una grandissima eccellenza. Sì, assolutamente, stiamo facendo, devo dire, un lavoro serrato, come diceva lei, perché sui territori c'è bisogno di rappresentanza, c'è bisogno di dare delle opportunità e quindi devo dire che la nostra CIA Calabria Nord, Agricoltori Italiani, si sta impegnando molto e il nostro auspicio è quello di dare delle opportunità a tutto il mondo agricolo, soprattutto per dare delle opportunità ai giovani e soprattutto per investire, continuare ad investire in un settore assolutamente diciamo determinante per quest'area sul fico e quindi oggi vogliamo approfondire queste tematiche con illustri relatori sia per parlare di ricerca ma sia per parlare di opportunità e di prospettive future, magari pensando anche agli aiuti con il PSR e quant'altro. Un incontro fortemente voluto dall'assessorato all'agricoltura del comune di Bisignano perché l'agricoltura rappresenta un elemento cardine di questo territorio. Nel nostro territorio l'agricoltura rappresenta il primo comparto dal punto di vista dell'occupazione, quindi non possiamo che dare tutta questa attenzione a un mondo che dal nostro punto di vista rappresenta un'avanguardia per quanto riguarda uno sviluppo che deve essere di innovazione, di ricerca, ma soprattutto di ecosostenibilità. Proprio in questa occasione abbiamo potuto raccogliere una grandissima iniziativa che ci è stata proposta dalla CIA nazionale, cioè quella di un protocollo d'intesa con gli enti locali a cui il nostro comune aderirà immediatamente, che ci permetterà di creare una stretta collaborazione col mondo agricolo per preservare il territorio e andare incontro ad una politica di prevenzione anche dal punto di vista della tutela ambientale. Concentrandoci su quello che è il mondo del fico, come nel caso di oggi, quindi di questo seminario, quali sono le agevolazioni in merito? Guardi, a parte il PSR, che è lo strumento più importante sicuramente che possa essere dalla Regione Calabria, ma che in realtà è uno strumento che ogni regione ha, abbiamo anche altri strumenti che sono meno conosciuti, come dicevamo prima, sia il bando ISINEL, sia altri bandi che sono posti in essere sia dalla Regione Calabria che dalla Camera di Commercio. Per quanto riguarda per esempio il bando ISINEL, possiamo sicuramente affermare che è uno strumento che può essere utilizzato anche per le aziende che sono produttrici di fichi, sia coloro che producono direttamente il fico, quindi le aziende primarie di agricoltura, sia coloro che lo lavorano, quindi l'industria oppure le imprese artigiane, nonché le imprese che svolgono il commercio del prodotto finito. Quali sono i vantaggi di questo strumento?
Per le aziende agricole primarie abbiamo la possibilità di avere contributi fino al 50% sia per l'attrezzatura, sia per i macchinari e sia per le tattrici agricole. Per quanto riguarda invece le imprese del settore del fico che sono inquadrate come industria, quindi nell'industria o nell'artigianato o nel commercio, si arriva alla possibilità di avere un contributo a fondo perduto fino al 65%, per cui sono sicuramente gli strumenti molto importanti, magari poco conosciuti, ma molto utili per tutte quante le imprese. Ci sono limitazioni di età? Allora, per quanto riguarda il bando ISI INAIL agricoltura, sì, o meglio, abbiamo per i giovani agricoltori abbiamo un contributo fino a 40 anni, abbiamo un contributo che arriva fino al 50%. Per quanto riguarda invece le imprese i cui titolari o la maggior parte dei soci sono superiori all'età di 40 anni, abbiamo un contributo che arriva, si riduce un po', che arriva al 40% a fondo perduto. Fico dotato bianco di Cosenza DOP può essere considerato ormai il re di quello che è la tipologia dei fichi. Inoltre un ulteriore riconoscimento proprio qualche giorno fa dalla Camera di Commercio di Cosenza. L'incontro di oggi serve anche a valorizzare il prodotto ma soprattutto a tutelarlo, visto anche le condizioni climatiche avverse di quest'ultimo anno. Sì, è così. Il fico lo era già il re di tutti i fichi, adesso è stato codificato definitivamente perché è l'unico, unico per natura viene definito dagli esperti, perché ha delle caratteristiche che lo differenziano da tutti gli altri, anche della stessa varietà coltivata in altre zone, perché è l'ambiente, il clima, il terreno, il fattore antropico, cioè la mano dell'uomo, che in questa zona gli conferiscono questa particolarità. Al di fuori di questa reale diventa un'altra cosa. E quindi è così. Poi è vero, c'è quest'ultimo riconoscimento che è stato possibile realizzare grazie alla Camera di Commercio che ha finanziato la spesa con l'Università di Bari, che ha dovuto procedere prima al risanamento dalla virosi, dal virus contro il mosaico. Dopo 3 anni il fico risanato è stato iscritto nel registro delle piante da frutto presso il Ministero ed è l'unico attualmente in tutta l'area del Mediterraneo che gode di questo privilegio. Presidente, per quanto riguarda invece le difficoltà dovute proprio alle condizioni climatiche avverse, quali sono al momento le azioni in essere? Principalmente la pioggia, che cade nel periodo sbagliato per il fico, cioè dopo la metà di agosto in poi. E questa pregiudica la qualità del prodotto perché lo fa perdere adesso le caratteristiche richieste dal disciplinare di produzione, cioè le muffe, il colore, una serie di danni che gli fanno perdere le caratteristiche della DOP. Quali sono, cosa si sta facendo in merito? Allora, attraverso continua ricerca che si fa con il Dipartimento di Agraria di Reggio Calabria, con l'ARSAC, l'azienda regionale per i servizi in agricoltura, e con l'Università di Bari, si stanno studiando alcune soluzioni e si stanno sperimentando nuove forme di allevamento, nuove forme di potatura e soprattutto accorgimenti come la copertura dei filari durante l'estate per evitare la contaminazione con la pioggia, e modificando anche, l'ho già detto, il sistema di impianto, nel senso che vogliamo modificare i sesti di impianto tradizionale, non più minimo 400 piante ad ettaro, ma addirittura creare i filari e allevare a cordone, tipo la vite, cordone speronato, in maniera da arrivare anche a 2000 piante ad ettaro, con potatura annuale bassa, da fare anche meccanicamente, così si otterrebbe un prodotto salvaguardato dalle piogge, quindi un prodotto integro e soprattutto uniforme,
piante basse, quindi che facilitano la raccolta, evitano che il prodotto cade a terra e quindi sotto l'aspetto igienico-sanitario è senz'altro migliore. Quindi stiamo puntando a questo. Con sperimentazione sul campo abbiamo creato i campi sperimentali e li stiamo seguendo con l'ausilio delle università per vedere i risultati. Quindi fra qualche anno saremo in grado di dire alle aziende: sono questi i nuovi sistemi di coltura. A questo territorio questo è sempre stato storicamente evocato per quanto riguarda il fico, poi negli anni era sparito, ma in questi ultimi anni, grazie al lavoro anche del GAL e del Consorzio, sono state rivalutate. Proprio qui è la culla della coltivazione del fico, la Media Valle Crati, è stato fatto un grande lavoro che crea anche interesse anche fuori dall'Italia. Qui l'anno scorso sono venuti da ogni parte del mondo a venire a vedere la nostra coltivazione, perché la qualità del nostro prodotto è superiore agli altri, quindi il Consorzio ormai è attrezzato, stanno andando in produzione tante aziende che sono state finanziate dal GAL e dal PSR, quindi stanno andando in produzione, quindi c'è il Consorzio, c'è questa massima critica, hanno avuto il riconoscimento del DOP, quindi sono sulla buona strada. Un prodotto appunto che risponde a diverse esigenze, non solo di materia prima ma anche nella commercializzazione. Il fico DOP di Cosenza si presta bene all'essiccamento. Certo, viene anche, c'è una prima fase di commercializzazione del fresco, ma oltre il fresco c'è tutto quello alla lavorazione, quindi il lavorato del secco, quindi trova grandi mercati e trova veramente grande riscontro nel pubblico e nei consumatori. Io credo che la CIA stia facendo un lavoro molto meritorio per promuovere, diciamo, produzioni che possono rappresentare un elemento, diciamo, di grande rivalutazione delle aree interne. Nel caso specifico parliamo di una DOP importante, il fico di Cosenza, il fico dottato, una DOP che ha una caratteristica particolare, viene soprattutto utilizzato nella trasformazione, quindi diciamo ci sono margini, diciamo, di crescita delle produzioni interessanti, margini di crescita che possono, diciamo, rappresentare rappresentano un contributo di tipo economico importante per la permanenza degli agricoltori nel territorio. Bene, abbiamo dato spazio a tanti aspetti relativi a questo prodotto, si parla di aspetti, come abbiamo detto, di salubrità, della qualità del prodotto e anche della sua valorizzazione, per quanto concerne anche l'aspetto dei finanziamenti per chi volesse, per quelle imprese agricole che vogliono investire in questo prodotto, imprese che comunque hanno scommesso già su questo prodotto. Ma poi abbiamo anche ascoltato una prima parte, possiamo dire, istituzionale, consentiteci questo termine. E andiamo allora a completare l'aspetto istituzionale con due interventi di assoluta qualità e di assoluto prestigio, quello del presidente di CIA Agricoltori Italiani Dino Scanavino e quello del presidente della Giunta regionale Mario Oliverio. Presidente, lei ha iniziato il suo accorato e sentito intervento puntualizzando una cosa. La vostra terra è straordinariamente bella, una varietà nel paesaggio, una molteplicità di prodotti che la caratterizzano per essere unica, nell'unicità proprio di tutto l'insieme di queste cose. Sì, la penso proprio così. Io quando viaggio in Calabria apprezzo un paesaggio che è straordinariamente interessante, perché varia, perché non ha sostanzialmente agricoltura intensiva, perché si vede la mano dell'uomo dai terrazzamenti alla cura degli agrumeti, degli uliveti, perché si vede che c'è passione, c'è tenacia, anche in una situazione non sempre facile. Lei ha messo in evidenza infatti che l'agricoltura deve essere un sistema integrato tra il territorio e quelle che sono tutti i soggetti attivi, quindi il sociale, non solo paesaggio dunque. Certo, l'agricoltura è una componente strategica e fondamentale dei sistemi rurali, ma né i sistemi rurali possono vivere senza l'agricoltura, né l'agricoltura può vivere senza sistemi rurali efficienti. Noi abbiamo grandi prodotti,
grandi potenzialità, ma dobbiamo avere infrastrutture, dobbiamo avere strade, trasporti, reti telematiche efficienti, dobbiamo avere servizi per gli anziani che sono molti e per i giovani che devono continuare gli studi per prepararsi a diventare dei grandi imprenditori. Per rimanere nel loro luogo d'origine devono poter studiare attorno al loro luogo d'origine. Lei è in giro per l'Italia come Confederazione Italiana degli Agricoltori per presentare anche un progetto che vi vedrà il 29 novembre prossimo al governo a presentare quella che l'avete definito il più grande progetto che il governo deve attenzionare, cioè quello della manutenzione del territorio. Certo, noi il 29 di novembre all'Auditorium della Conciliazione a Roma ospiteremo 2.000 agricoltori, ospiteremo sindaci, molti sindaci, amministratori pubblici, presidenti delle regioni, ministri e lì ci confronteremo con loro su quello che io ho definito, perché ci credo, il più grande progetto industriale che l'Italia possa fare, quello della manutenzione del territorio, quella della manutenzione idrografica, quella della manutenzione boschiva, quella delle infrastrutture viabili e delle infrastrutture telematiche. Noi abbiamo bisogno di essere messi in condizioni di essere competitivi. Alla competitività ci pensiamo noi, abbiamo sufficienti risorse intellettuali e umane per fare prodotti competitivi, a prezzi competitivi, purché l'intorno sia adeguatamente curato. L'ultimo, ha chiuso il suo intervento con un messaggio diretto soprattutto agli agricoltori della Calabria, del sud in generale. Voi state diventando una moda. Il mio consiglio è quello di non farvi soccombere da questo, ma di rimanere, ma di essere sempre e comunque unici nelle vostre peculiarità. Sì, voi state diventando di moda perché avete forse sfruttato gli errori che ha fatto il nord e il centro Italia e avete capito che la tipicità vera, non quella presunta, è l'elemento davvero distintivo di una terra. Ora, se questo vi ha prodotto successo, sta producendo il vostro successo, è importante non lasciarsi, diciamo, cogliere impreparati e continuare ad essere voi stessi. Così il successo è garantito. Un territorio, la Valle Crati, un prodotto d'eccellenza, il fico DOP di Cosenza, tutto questo rappresenta l'identità e anche il volano di sviluppo di un territorio che in qualche modo ha avuto un periodo di crisi, che adesso sta risalendo la china, e la certificazione DOP arrivata dopo 7 anni rappresenta una grande vittoria. Ma qui c'è l'esempio concreto di come investire per la valorizzazione di un prodotto tipico come il fico significa creare opportunità di crescita per un territorio, anche di lavoro, di insediamento e di crescita di nuove aziende. Noi siamo passati in questo territorio da 300 ettari di produzione a ficheti a 1.000 ettari con grandi potenzialità. Nessuno ci credeva, anzi ci credevano in pochi, ci credeva Angelo Rosa e un gruppetto di pionieri che insieme a lui, anche quando la produzione era casalinga, intorno, diciamo, alla casa di campagna, si sono battuti, io lo ricordo, ci hanno creduto, sono stati determinati. Oggi siamo di fronte ad una realtà aziendale, sono cresciute aziende, ci sono potenzialità enormi. E si è conquistato il DOP per il fico, che non è cosa di poco conto. Il fico adottato cosentino ha recuperato prestigio, credibilità e forza anche sui mercati, con grandi potenzialità espansive. Questo è un territorio che esprime potenzialità produttive enormi, ma anche un esempio di come, investendo, credendoci nella valorizzazione delle produzioni tipiche, è possibile far esprimere la nostra regione in tutte le potenzialità del territorio, in tutte le pieghe del territorio, quelle collinari, quelle montane, la valle, la montagna. Cioè, è l'esempio, come dire, più proprio concreto di come queste potenzialità possano
esprimersi. Intendiamoci, notevoli passi in avanti si stanno facendo, perché l'agricoltura calabrese sta crescendo, e il segno della crescita è evidente, è positivo. Sono anni di espansione del settore agroalimentare, in modo particolare gli ultimi 3-4 anni c'è stata un'espansione importante, anche l'export sta crescendo, anche l'occupazione in agricoltura è in crescita, e questi proprio, come dire, sono dati significativi delle potenzialità di un settore che deve essere sostenuto, e noi lo stiamo sostenendo con grande determinazione. Il presidente della CIA nazionale ha messo in risalto quella che è l'eccellenza di questa terra, dal paesaggio al prodotto tipico, un sistema integrato, e lei ha fatto riferimento ad una cosa in particolare, ha detto che comunque vada, in tutte le cose bisogna crederci. Bisogna crederci, bisogna crederci, perché spesso, anzi alla base dei nostri mali c'è stato un dato che non è l'unico, ma non è nemmeno secondario, che è stata la sfiducia, la rassegnazione. Noi dobbiamo crederci, perché ci sono fatti come questo, ci sono vicende, ci sono situazioni che ci dicono che se ci si crede si può fare, ci possono essere risultati, si possono realizzare traguardi importanti. E crederci, avere fiducia, significa cambiare il senso, il segno alla marcia per il futuro. Io credo verso il futuro, io credo che bisogna proprio insistere su questo, soprattutto ai giovani mi rivolgo. Noi abbiamo scelto una linea che è quella di agevolare l'immissione dei giovani nel settore agroalimentare. Abbiamo fatto un primo bando, abbiamo decretato 960 progetti. Abbiamo visto che c'erano 2.500 domande a quel bando. Allora abbiamo rifatto un altro bando per dare possibilità ad altri giovani di partecipare, perché risorse investite nei settori produttivi come quello dell'agricoltura sono risorse ben investite, investite sulla valorizzazione di una grande risorsa, che è la risorsa del territorio, occupazione per lo sviluppo, occupazione per creare ricchezza, occupazione per utilizzare e sfruttare pienamente le potenzialità di un territorio. E il settore agroalimentare è il settore portante dell'economia della nostra regione, che abbinata e coniugata con il turismo può mettere le ali alla nostra regione. Stiamo lavorando in questa direzione, abbiamo imboccato la strada giusta. C'è molto, molto ancora da fare, però abbiamo imboccato la strada giusta, abbiamo invertito il trend negativo che ha portato la regione nel pantano, in ginocchio negli anni passati. Oggi la regione si sta rimettendo in piedi, i segni sono positivi, ce lo dicono tutti gli indicatori economici, e quindi bisogna insistere in questa direzione. Bene, è tutto per questa puntata, una puntata nel corso della quale abbiamo dato spazio a questo straordinario prodotto che ne genera, come abbiamo visto, anche tanti altri decisamente squisiti. E allora io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Agricoltura e Vita.